Bella a tutti, raga, bentornati qui di Campari, un nuovo video. Bentornati soprattutto da me. Sono un po', diciamo, in astinenza, anche se questo è il meno peggio dei periodi. Comunque, oggi torno, anche se da un momento all'altro potrebbe arrivare qualcuno a scassarmi le palle, dato che sono in Inghilterra. Come sapete, devo studiare inglese perché sono una capra. Solo per farvi vedere, questa è la mia stanza. Bella. Vabbè. Bandiera dell'Italia, ignorante e niente. Allora, di cosa parleremo oggi? Stamattina è uscito un video su Ronaldo di Andrea, naturalmente. E oggi parleremo dei quarti di finale del Mondiale 2018 in Russia, perché volevo farvi un po' una panoramica e cosa penso di questi quarti di finale e chi penso si arriverà a fare lo scontro finale e magari anche chi vincerà il Mondiale 2018. Allora, io devo dire che sono convinto che questo Mondiale sia il mondiale più sorprendente di tutta la storia. Tanto qua c'è un caso, non so perché. Niente. Allora, il primo quarto di finale è Francia-Uruguay. La Francia ha battuto l'Argentina per 4-3 e l'Uruguay ha battuto a sorpresa il Portogallo. E qua io vi dico che l'Uruguay potrebbe essere la sorpresa di questo torneo. Molti. Scusate, però, come ho detto, la prof stava entrando e mi ha chiesto com'era andata la lezione. La fangula. Molti la danno comunque per sorpresa outsider di questo torneo e secondo me, ve lo dico molto chiaramente, l'Uruguay eliminerà la Francia, ve lo dico così. Non vi dirò il risultato perché è molto difficile, però comunque credo che l'Uruguay riuscirà nell'impresa e arriverà in semifinale contro appunto la vittoria tra Brasile e Belgio. Non vi dirò il risultato, non farò una specie di prediction, perché comunque è difficile, però credo che l'Uruguay possa farcela, tanto che siano nei corridoi. Comunque, l'altra semifinale vede Brasile-Belgio, quarto di finale, scusate, nel quale penso che il Brasile non avrà troppi problemi a battere il Belgio, dato che comunque abbiamo visto che il Belgio ha una difesa veramente pessima, a mio avviso, l'abbiamo visto contro il Giappone. Partita conclusa appunto 3-2 al Belgio all'ultimo secondo, fatto pure il post partita. Quindi il Brasile a mio avviso eliminerà il Belgio, quindi la prima semifinale sarebbe Brasile-Uruguay, quindi partita sudamericana, ricordando anche abbastanza il Maracanazo. Ok, per quanto riguarda l'altra parte abbiamo Russia e Croazia, che è una partita molto interessante, anche se a mio avviso passerà la Russia, ve lo dico così. È una mia scommessa, me la voglio così rischiare. Beh, io qua lo dico, qua lo rinnego, la Russia passerà contro la Croazia. Poi la Croazia vincerà 5-0. Quindi la Russia vincerà, comunque mi è piaciuta come squadra. Poi c'è un'altra leggenda che la squadra ospitante arriva quasi sempre in semifinale, è successo col Brasile nel 2014, con la Germania nel 2006, con la Corea nel 2002. Quindi, raga, quindi Russia in semifinale? Speriamo di sì. Poi, altra quarto di finale, Svezia-Inghilterra, a mio avviso passerà la Svezia, all'Inghilterra, scusate, perché comunque la Svezia non è una grande squadra. Ha giocato gli ottavi con la Svizzera, che è una squadraccia. Quindi Svezia eliminata dall'Inghilterra. Tra l'altro ieri mi sono vista la partita dell'Inghilterra qua in mezzo agli inglesi. Sono veramente molto caciaroni, devo dire. Noi ignorantissimi con la bandiera dell'Italia. Che figura di merda. Però tifavamo Colombia. Vabbè, questo era un aneddoto. Quindi altra semifinale, Russia-Inghilterra. Molto interessante, posso dire. Allora qua passiamo alle cose un po' più importanti. A mio avviso la finale di questo mondiale sarà Brasile contro Inghilterra. Sì, qua lo dico, il Brasile eliminerà l'Uruguay, fermerà il mezzo miracolo uruguayo, se si dice così spero, uruguayano, non mi ricordo bene, e invece l'Inghilterra eliminerà la Russia supplementare ai rigori. Tra Brasile e Inghilterra poi trionferà il Brasile, quindi Brasile campione del mondo? Secondo me sì. Quindi raga, per oggi è tutto, mi raccomando, spero di tornare il più presto possibile, anche se come potete capire non è molto semplice. Mi raccomando, link in descrizione, Instagram, lasciate like al video, condividete il video naturalmente, mettete mi piace, bella a tutti raga.